primo maggio 2009. Il carro fuori concorso, il trattorista è Renato Schiavone, il tema del carro è il popolo. Va bene, adesso illustrerà sia per noi che per che siamo un poco più alti, che per voi che magari non vedete molte cose, illustrerà un po' il carro, diciamo, della Prologo, che quest'anno vuole proiettarci a voi, vuole proiettarci verso la festa più importante, quello che è le vie del Borgo, che quest'anno si terranno come sempre nel mese di agosto, 24, 25 e 26 di agosto a Castello. Un attimo soltanto, Renato. Come potete notare è un carro molto particolare, realizzato con dei palloncini lavorati con una tecnica particolare per creare dei disegni molto particolari. Il carro è un po' un omaggio a Renato, che ogni anno guida sempre il carro di apertura della sfilata del primo maggio, perché come sapete Renato è fabbro e quindi la Prologo ha voluto ringraziare anche in questo modo Renato per la disponibilità data ogni anno. Sul carro si vedono gli attrezzi tipici utilizzati dal fabbro e nello stesso tempo realizzati dal fabbro, per cui ci sono una serie di attrezzi di ferro, tra cui i componenti dei cancelli o piuttosto che le vernici o anche del ferro lavorato. Sì, quello intendevo, sì, no. Anche del ferro già lavorato, per mostrare quanto lavoro e quanto belle possono essere le realizzazioni di un fabbro. Grazie Renato. Ciao, grazie, al secondo giro, grazie Renato. Alessio Raio, Luigi Polcari, Andrea Polcari, Alberico Cipriano, Maria Comando e Antonello Polcari. La lavorazione del latte. Il carro rappresenta la lavorazione del latte. Ah. Bene. Il carro in tutti i suoi minimi particolari. Bene signori e signori, il carro rappresenta la lavorazione dell'arte. Possiamo vedere nelle singole gavette, ecco qua il conto, che stanno nel risico, comunemente chiamato Marrizzo. Il latte di Rimundo è bollito nella tradizionale Marrizzo. Pendola, detta bollacca, e la vedete la signora che adesso ha tirato la cagliata, il formaggio dalla bollacca, posto sul fuoco per poter realizzare il formaggio di capretto. Il carro è allestito anche da parte di tutti gli attrezzi che sono e servono per la campagna. Goldoni. Allora vediamo un pochettino il lume, la natiglia. Cioè la radiglia era quell'arnese, quella cosa che si appendeva sotto al soffitto per fare essiccare bene il formaggio. E non solo il formaggio. Da notare che la bollacca o la pentola è legata alla catena famosa che stava sotto il camino. Quella era la catena di ferro. In fondo alla testa della signora si notano la legna che serve per attizzare il fuoco, i detti sarcinielli. E poi panieri e panierielli vari, quindi da questa parte sono anche altre pentole, altre bollacche, e non poteva mancare il tavolo dove si poggiano tutti gli attrezzi di lavoro, e immancabilmente c'erano comunque i fornelloni, coloro che
dopo aver lavorato si sedevano, bevevano il vino e facevano la loro partita a carte. Bene ragazzi, Andrea, grazie, al secondo giro. Secondo carro in gara Fiore Filippo, sia trattorista che ideatore, è un'esposizione della Fresa interfilare in un attimo. Filippo, fermati, grazie, perfetto, benissimo. Ha bloccato sul tempo. Di un trattore agrifull con la Fresa interfilare. La Fresa interfilare, per chi non lo sapesse, è quella che serve per poter arare tra le fila delle viti, fare in modo che tra una vita e l'altra resti meno terreno incolto, non zappato. Grazie Filippo, puoi andare. Rappresenta le attività legate all'antica arte del cucito, qui riproposta attraverso i tre filoni dell'uncinetto, del rammendo, del punto a croce e della lavorazione della lana. Possiamo vedere le signore impegnate a cucire con tecniche e strumenti appartenenti al passato e alla tradizione. Da notare la presenza di un'antica macchina da cucire, una delle prime della serie Singer del 1930, e un vecchio ferro da stiro a carbone, nonché il cosiddetto ferro piastra. Bene signori, signore e signori, ecco signori giurati, avete preso appunti, quindi ok? Bene, ciao Franco, al secondo giro, grazie. Grazie. Bene signore e signori, l'arte del Giugiaro, molti forse non la ricordano, noi che abbiamo una certa età la ricordiamo tranquillamente. Il carretto serviva per mettere i ciucci sopra per poterli portare al mercato. Infatti nel numero 4, il carro di D'Agostino Daniele, sia come trattorista che come mediatore, porta la scritta "Bota l'asino Serafino", cioè in tutti i conti, poiché gli asini con quattro piedi sono realmente scomparsi a Montefalcione, è bello vedere un asino anche, non lo so, questo potrebbe essere un ciuccio sardo, un asiniano sardo, qui a Montefalcione. Grazie Daniele, benissimo, ciao. Ah, aspetta. Bene signori e signori, ok, grazie, sabato benissimo, un poco più avanti, benissimo, grazie, ok, d'accordo, benissimo, il carro di Salvatino.